balla e si festeggia tutti insieme per celebrare i 40 anni di attività a servizio di un vasto territorio che ora comprende due vallate della provincia di Piacenza. Stiamo parlando della Pubblica Assistenza Valnure. In questi anni tanto è cambiato e l'associazione presieduta da Giorgio Villa ha saputo crescere e ampliare la portata dei servizi. Sono 225 i volontari e 18 i mezzi a disposizione della pubblica, grazie ai quali sono garantiti oltre 2500 interventi in emergenza e 3000 servizi ordinari all'anno. Dopo aver acquisito la pubblica assistenza di Carriere, è un anno che stiamo gestendo la pubblica assistenza di Rivergaro, quindi i volontari, gli impegni per i volontari è sempre tantissimo e noi siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo grazie soprattutto e solo esclusivamente, a parte con l'aiuto delle varie autorità e dei comuni, ma dei volontari. Volontari che non smetterò mai di ringraziare per tutto l'impegno che stanno facendo. E come ho detto prima anche in chiesa, un ringraziamento particolare è ai 40 anni fa l'idea che è stata fatta dai soci fondatori di quello che hanno pensato di fare, e con impegno di tutti i presidenti che sono passati in questo periodo anche per quello che riguarda la gestione e tutto. È un bellissimo traguardo, sono fiero e onorato di essere adesso per i 40 anni presidente io e chissà un futuro. E soltanto delle realtà solide e strutturate riescono a fare quello che state facendo voi. Quindi un grazie ai volontari dell'ANPAS, ma oggi è la vostra festa. Un grazie di cuore anche perché nei momenti di emergenza, io cito sempre comunque il 2020, che è stato un anno drammatico in cui abbiamo combattuto veramente con tutte le nostre forze, c'eravamo in tanti, la nostra organizzazione ha fatto l'impossibile, ma voi come sempre vi siete superati. Grazie. Io traduco in concreto una cosa: per voi, per quello che fate tutti i giorni, per il tempo che togliete alla vostra vita per dedicarlo alla nostra. Ecco, siete voi quell'universale senso di etica che diceva Margherita. Quindi veramente grazie, siete fondamentali per tutti noi e vi auguriamo non solo altri 40 anni, ma ben molti di più. Complimenti. I 40 anni della Pubblica Valnure sono stati l'occasione anche per inaugurare la nuova ambulanza, l'ennesimo regalo a favore dell'intero territorio provinciale.